Da ragazzo, nella bottega del suo maestro, Andrea Mantegna aveva imparato a dipingere rigogliose ghirlande. Fu così che i frutti succosi che tanto abbondavano sulle tavole dei signori finirono per incorniciare le scene e i personaggi dipinti. Melagrane, cedri, bacche e zucche rendono le scene più colorate e festose, ma custodiscono anche significati più profondi. Così come i semi della melagrana fanno pensare all'unione e all'amicizia, la mela è simbolo di speranza e gli agrumi, sempreverdi in ogni stagione, sono l'immagine dell'incorruttibilità. Proviamo a utilizzare i colori di frutta e verdura per dipingere una ghirlanda anche noi. Andiamo in cucina e cerchiamo gli ingredienti per la nostra tavolozza. In cucina ho trovato prezzemolo, cavolo rosso di cui ho preso l'acqua di bollitura, melagrana, curcuma che ho mescolato con un po' di colla vinilica, la barbabietola e il cacao, anche questo mescolato un po' con la colla liquida, un limone, l'acqua e il pennello. Ho preparato anche un disegno da dipingere, da colorare, però prima di colorare vorrei provare questi colori che ho preparato. Alcuni sono più liquidi, altri sono più pastosi. Voglio vedere che effetto hanno, che resa hanno e come si stendono sul foglio. Quindi provo con il prezzemolo. La melagrana, il cavolo rosso, la curcuma. La barbabietola. Il cacao, il limone è trasparente, ma se lo mescolo con il cavolo rosso cambierà di tonalità. Ed ora? Buon lavoro!